Ciao a tutti e bentornati, io sono Giuliana e questo è un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi parliamo del primo fumetto in assoluto che io abbia mai letto. E ho scelto, perché mi ha attirato la copertina, La regina d'Egitto di Chie Inudo. Io quando ho visto questa copertina ho detto bellissimo, non ho visto di cosa si trattasse, ho immaginato ovviamente qualcosa in Egitto, ma l'ho messo nel carrello diretto. Ed è stata come primo fumetto forse la storia più bella che potessi leggere, ecco. Intanto vi dico quanto l'ho pagato. Questo è il primo volume e l'ho pagato 6,50 euro. Parliamo della copertina, è fantastica. Questa copertina ruvida che mi ricorda un po' i papiri, noi papiri, le pergamene di una volta. E ve la faccio vedere aperta perché sembrano veramente intagliati su pergamene, insomma, qui ci sono tutte le scritte, è fantastica. Invece la copertina dentro è semplicemente liscia e dorata. Piccolo preambolo, mi perdoneranno i grandi esperti di fumetti, questo è il primo fumetto che ho letto in assoluto, quindi, insomma, mi sento anche un po' impacciata a raccontarvi un po' il tutto, però, insomma, spero si capisca. Ok, la storia parla della principessa Hatshepsut, che poi, tra parentesi, per leggere questi nomi ci ho messo 3 giorni, cioè è stato impossibile, chiusa parentesi. Figlia del faraone Tutmose I. Seguiamo la vicenda, insomma, di questa principessa che, come raffigura la copertina, e tutto fuorché una principessa normale, nel senso lei non si diverte a trascorrere le sue giornate magari truccandosi in compagnia delle ancelle, quindi facendo tutto quello che dovrebbe fare una principessa normale, bensì lei trova pagamento nel combattere, nel sfidare il suo fratello e si dispiace e non capisce perché tutti la denigrino, perché a lei, insomma, piace la spada, piace combattere e a me non piace, insomma, mettersi in gingheri. Quindi in questo primo volume ci viene raccontata, diciamo, il passato della principessa, un vero maschiaccio, se così si può dire, e la sua rincorsa, diciamo, a non accettare questi stereotipi della donna, la donna che non può combattere, la donna che deve restare in certi canoni, e il suo crescere e il suo arrivare ad uno scopo. Non appena raggiunta l'età matura, la principessa verrà costretta ad un matrimonio con il fratellastro Seti, che io ho odiato dalla prima immagine che ho visto, per rendere Seti quest'ultimo legittimo erede al trono con il nome di Tutmose II. Questo perché Hatshepsut è l'unica figlia erede al trono del faraone Tutmose I. E per questo l'unica discendente della famiglia reale, se solo non fosse nata donna. Ecco perché le viene imposto questo matrimonio. I disegni all'interno di questo fumetto mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto per come viene rappresentata lei. Vi faccio vedere una delle insomma, scene più importanti del fumetto. Ho trovato bellissima la scena in cui lei decide di tagliarsi i capelli e quindi di diventare come se volesse diventare un uomo. È come se la principessa avesse anticipato, diciamo, la questione femminile che sarebbe, insomma, esplosa parecchio tempo dopo. Molto bella la scena in cui lei cerca consiglio al tempio di Hathor, dove troverà un personaggio che io ho amato particolarmente. E qui la principessa incontra Imeretu, che nel momento del parto, questa donna assistette la regina, appunto, alla nascita della principessa. Questo personaggio che vi faccio vedere meglio mi ha fatto morire dalle risate, mi è caduta subito simpatica. E il consiglio più importante che dà la principessa è questo: affilate la bellezza come affilereste una spada. La bellezza è la vostra forza e lei sicuramente vi verrà in soccorso. Ed è qui che la principessa, insomma, apprende i consigli di Emeretu, sceglie la parrucca più bella secondo lei, si veste ed esce in pubblico
proprio nel momento in cui suo marito sta per scegliere una nuova compagna, diciamo così. E non vedo l'ora di leggerne il seguito. Mi è piaciuto particolarmente. Le tavole, se non sbaglio, si chiamano, sono veramente bellissime. È stato fantastico. Ho avuto problemi all'inizio a leggere nel verso giusto, poi mi sono abituata, però sono felice di aver iniziato a leggere la storia di un fumetto con questo, perché insomma mi è piaciuto particolarmente. È molto bella, come vi dicevo prima, questa connessione, questo filo tra l'antico Egitto e il mondo moderno sulla, diciamo, questione femminile. La regina non si sottomette a nessuno, tantomeno a suo marito, non si concede la prima morte e non si fa toccare, però emana il suo potere tramite la sua bellezza, la usa come arma. Questa forza, questo non volersi piegare alle rigide regole di una società molto antica nei confronti delle donne è veramente un tema molto, molto attuale, perché insomma sono questioni che sono state poi affrontate molto tempo dopo, quindi è come se questa principessa, poi divenuta regina, avesse anticipato i tempi. Niente ragazzi, voi l'avete letto? Se l'avete letto, fatemi sapere cosa ne pensate, perché a me è piaciuto particolarmente e lei è davvero disegnata benissimo, cioè è bellissima. Cos'altro c'è da dire? È bellissima. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!